Circolo Canottieri è stata presentata questa mattina la nuova squadra di pallanuoto che scenderà in acqua in Serie A1. Ai nostri microfoni il presidente, l'avvocato Edoardo Sabatino, il direttore sportivo, l'avvocato Paolo Trapanese e Luciano Schifone, delegato allo sport della Regione Campania. Presidente, si arriva in Serie A1, grandi obiettivi, quali sono i traguardi che vi ponete quest'anno? Ma per chi sa che nello sport i traguardi sono sempre quelli ambiziosi, poi bisogna fare ovviamente i conti con gli avversari, con l'impegno che si trasferisce nella, diciamo, nell'azione fisica e quindi nell'impegno che i giocatori devono metterci. Ma sono veramente fiducioso perché abbiamo dei ragazzi meravigliosi e abbiamo un programma, come ieri stesso ho presentato alla federazione, molto innovativo. Noi con i ragazzi, come sentirete nella nostra conferenza stampa, li faremo seguire dai tutor, quindi ogni ragazzo sarà accompagnato nel suo percorso scolastico, universitario e di imprenditoria. Quindi vogliamo che i nostri ragazzi non facciano soltanto sport, ma poi possano trovare facile inserimento nella vita lavorativa del dopo. Questo è il frutto di un programma di 8 anni che è stato costruito ed è il segno e la conferma che quando si fa un programma serio, soprattutto in un contesto di eccellenza come quello del Circolo Canottieri Napoli, i risultati possono essere conseguiti. La promozione è il risultato di tutto quello che è stato fatto nel passato e soprattutto è la costruzione fatta sui giovani, sulla scuola, sulla tradizione e soprattutto sui giovani, ricostituendo un vivaio. Sì, questa è una bellissima iniziativa, il Circolo Canottieri conferma la sua presenza tradizionale a livelli altissimi, a livello agonistico nel mondo del nuoto, della pallanuoto e tutti questi sport che persegue come circolo, ed è in particolare rilievo anche l'impegno sociale che questo circolo sta portando avanti per fare in modo che ci sia un approccio di leva giovanile anche nei settori, nelle fasce giovanili più disagiate, che hanno più difficoltà. La presenza della Canottieri in varie strutture e impianti del Comune di Napoli, dove si va alla ricerca dei talenti che possono dare risultati positivi, è già stato premiato e certamente avrà dei risultati positivi.